Andrea Ruggeri, le chiedo scusa per lo sforzo di pazienza alla quale l'ho costretta. Dopodiché le faccio fare due considerazioni. La prima, ieri su Repubblica Zingaretti minaccia le elezioni anticipate se ci fosse un brutto risultato alle regionali. Oggi a Renzi su Repubblica viene attribuita una affermazione: il Conte 2 è finito. Lei crede davvero, sente aria di elezioni anticipate, di crisi politica? Quest'estate Berlusconi aveva dato prova di grande invece senso di responsabilità per un prosieguo della legislatura. Berlusconi ha fatto la persona seria perché si è reso conto che prima di Forza Italia doveva mettersi a disposizione dell'Italia e credo che la politica tutta dovrebbe comportarsi così. Per le minacce di Zingaretti si accomodasse. Andiamo alle elezioni, così finisce l'opposizione, perché effettivamente il PD è il governo da 8 anni, negli ultimi 10 col 18% dei voti, quindi insomma tutto sommato non è proprio abituato a vincere le elezioni. Quanto all'uscita di Matteo Renzi, io credo che abbia assolutamente ragione. Effettivamente il governo è in crisi politica perché non ha uno straccio di idee. Prima voi dicevate che Conte non ha un partito, io aggiungo che è molto più grave che non abbia uno straccio di idea per la ripresa di un paese che è finito in un burrone anche grazie alle sue mancanze. Dopodiché mi perdoni, però io sono allibito da quello che ho sentito, da quello che io, mi scusi, considero un mitomane che si crede un oracolo, fa anche quello infastidito. Il professor Galli o ha 5 gemelli oppure non vedo un malato di coronavirus dal 78, perché è perennemente in televisione. Io voglio difendere pubblicamente Senaldi, va bene? Il professor Galli è uno di quelli che non ci prendiamo in giro, perché a me non piace, come dire, girare intorno alla questione per ipocrisia. Il professor Galli ha colonizzato al ritmo di 4 trasmissioni al giorno il Palino. Ho ospitato un professore che non è più presente e non posso accettare che gli venga dato del mitomane, con tutto il rispetto del diritto di critica, Ruggeri. No, mi scusi. Allora, Francesco, io, lei mi conosce, non sono abituato a dar di matto. Io ho sentito un signore per 20 minuti a cui va scientificamente tutta la stima che si deve a qualunque professore opera in Italia. Però, se uno decide di iscriversi al registro degli oracoli partecipando a 4 trasmissioni tutti i giorni da 6 mesi, il direttore di Libero o chi per lui ha tutto il sacrosanto diritto di esporre il suo diritto di cronaca e di critica. E certo, le ricordo, ma ricordo a chi ci segue da casa, che io, dal signore che si lamenta della politica che fa 20 minuti di polemica personale, mi perdoni, Ruggeri, però mi perdoni. No, Francesco, mi faccia finire. Il 20 febbraio quel signore diceva, e smentitemi se non è vero, che il coronavirus in Italia non poteva arrivare per le misure già prese dal governo. Io ricordo che il 20 febbraio c'era chi prendeva gli aperitivi, c'era chi diceva che avrebbe riaperto le scuole in tempi brevissimi, in quella fase ciascuno aveva tutto e il contrario di tutto. Credo che Senaldi si sia difeso egregiamente da solo. Io credo che sia più importante uscire da una disputa legittima, e l'abbiamo ospitata, ma stare sulla politica.